Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come. Nel corso degli anni sono tanti le persone che hanno preso parte ad Uomini e Donne. Da quando c'è stata l'introduzione del trono over sono passati diverse dame e cavalieri nella speranza di trovare il compagno o la compagna della propria vita. Non per tutti però il programma è servito. Molti volti sono stati talmente poco da non essere neanche ricordati. Gemma Galgani, ad esempio, è una delle dame che è da più tempo nel programma proprio da quando è iniziato il trono over. Ma ve la ricordate invece Colomba Mecozzi? Per diverso tempo è stata una dama del parterre femminile di Uomini e Donne. Ma eccola oggi, Colomba Mecozzi. Ecco l'ex dama di UED. Colomba Mecozzi è entrata nel parterre femminile di Uomini e Donne nel 2014. La sua permanenza nello studio non è stata molta, ma si è fatta conoscere per le continue litigate con Tina Cipollari, opinionista del programma. Un po' come negli ultimi tempi lo sono state Gemma Galgani e Pinuccia. Proprio le tante critiche e le litigate in studio l'hanno portata ad assumere un atteggiamento presuntuoso. Una falsa modestia che in realtà non le apparteneva per nulla. La sua permanenza è stata breve poiché all'interno del programma ha conosciuto il signor Silvano con cui è uscita. La loro frequentazione fuori dal programma non è continuata per molto, ma non ha fatto ritorno nel programma della De Filippi. Ora se volesse non potrebbe tornare perché pare che l'ex dama di Uomini e Donne ha trovato l'amore al di fuori della televisione. Lo si intuisce dai suoi post social. Per la sua vita privata invece pare che abbia preso un caffè con Tina Cipollari dove si sono chiarite e lasciate alle spalle tutto. Colomba ha poi avviato un'attività come libera professionista ed è ora incentrata sul lavoro e sulla carriera. La sua è stata solo un'esperienza, quella televisione che si è lasciata alle spalle. Quando inizia di nuovo Uomini e Donne, Uomini e Donne ripartirà presto e farà di nuovo compagnia ai telespettatori da settembre. È proprio a settembre infatti che riprenderanno tutti i programmi della prossima stagione televisiva e tra questi anche quello della De Filippi. La prima puntata, salvo imprevisti, andrà in onda lunedì 11 settembre alle 14:45. Le puntate saranno registrate anticipatamente e se inizialmente dovevano essere registrate verso fine agosto ora la data è stata anticipata. Secondo alcune indiscrezioni infatti pare che già dal 24-25 agosto partiranno le prime registrazioni. Al momento non si sa ancora nulla, ma non appena si registrerà verranno fuori le prime anticipazioni. Non si sa infatti al momento chi sarà presente sul trono classico nei volti che ritorneranno per il trono over. Solo supposizioni al momento, ma nulla di ufficiale. Si pensa alle ex scelte o ex non scelte degli troni scorsi. E se ci saranno ancora Gemma Galgani, Roberta Capua, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Le novità di questa nuova annata di Uomini e Donne le scopriremo quindi solamente dopo la prima registrazione, ma vedremo tutto solamente a metà settembre quando andrà in onda su Canale 5 la prima puntata. Non ci resta che attendere.